Da tutti i secoli dei secoli, per il Santo Padre, per l'acquisto delle sante indulgenze, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo e così in terra. Grazie a tutti, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amo. Per tutti gli ammalati, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amo. Per tutti i confratelli e consorelle della confraternita, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amo. Per tutti i fedeli defunti, confratelli e consorelle, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e stendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace e amo. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e stendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace e amo. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e stendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace e amo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta del Monte Carmelo, amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Thank you.
Thank you.
Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa Santa Messa preghiamo per il nostro fratello defunto Giuseppe, nel primo anniversario del suo ritorno alla casa del Padre. E in questa Messa vespertina, primi vespri della domenica, sedicesima domenica del tempo ordinario, primi vespri anche della festa della Beata Vergine Maria Santissima del Monte Carmelo, vogliamo gioire e accogliere tre confratelli e una nuova consorella che entrano a far parte della famiglia, della confraternita del Monte Carmelo. Ringrazio Lorenzo, parroco di San Crispieri, che è presente qui e insieme vivremo questa celebrazione. Ecco, la bellezza delle confraternite che sono trasversali qui sul nostro territorio. Le confraternite sono arricchite dalla presenza di persone delle due parrocchie di Fagiano e San Crispieri. Quindi le due confraternite sono sì nella parrocchia Maria Santissima Assunta, ma sono al servizio di tutta la comunità di Fagiano e San Crispieri. All'inizio di questa celebrazione vogliamo ringraziare Dio per il dono del suo amore, della sua misericordia, e perché non si stanca mai di seminare nei solchi della nostra vita. Soprattutto lì dove il terreno si fa più difficile, il Signore è in grado di far nascere anche i fiori tra le rocce. Allora ci affidiamo alla sua divina misericordia e chiediamo umilmente perdono di tutti i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che dà la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Perché chi è il seme a chi semina e il pane a chi mangia,
così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui mi l'ho mandata, parola di Dio. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la dissete, la ricolmi di ricchezza, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrigui i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi sorti stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprano di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla cattività, per non sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza anche della stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre dolore del parto, fino ad oggi, non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione al figlio, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio. Seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui alla vita eterna. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, 100, 60, 30 per 1.
chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Ed gli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo loro parlano con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì ma non comprenderete, guarderete sì ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi ma ascoltano con gli orecchi, e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltavano. Voi dunque ascoltate la parola del Signore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radice ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i uomini è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, questa sera siamo fortunati perché l'omelia l'ha già Gesù, se abbiamo ascoltato bene la pagina del Vangelo, lui che spiega già il senso, quindi di risparmio tutta il resto, anche perché mi hanno sollecitato da più parti a, mi raccomando, stringi, quindi cerchiamo di accontentare tutti, che tanto fa caldo per tutti, tranne la mia. Allora, a me è sempre colpito quando Gesù parla in parabole, perché i discepoli gli chiedono: perché parli in parabole e a noi invece parli chiaramente? E Gesù cita un passo del profeta Isaia dove dice che i loro cuori sono duri e quindi pure che ascoltano non capiscono. Anzi, sembra quasi che il Signore, da quello che dice citando il profeta Isaia, lo fa apposta a parlare in parabole, che per come la definisce sembrerebbe lo stesso quale arcano, segreto, quale parola complicata. Ma se uno legge il brano, anche senza la spiegazione di Gesù, capisce che l'immagine è proprio è chiara. Allora mi sono chiesto: perché Gesù dice che cita Isaia dicendo che deve parlare in parabole perché hanno il cuore duro, ma la parabola è già chiara di per sé? Cioè, non è che uno deve fare lo stesso questo grande sforzo mentale. Allora ho pensato a quelle persone che anche davanti all'evidenza della parola, a
all'evidenza dell'incontro con Cristo sono talmente chiuse, talmente dure, che anche se me ne dici, perché in fondo guardate la parabola non è un parlare difficile di Gesù, ma la parabola è un parlare per immagini, la parabola è una figura retorica, dove Gesù con i suoi interlocutori usa delle immagini che le persone possono capire. Tra l'altro l'immagine che viene usata quest'oggi è l'immagine dell'agricoltura, chissà davanti quanti agricoltori che aveva mentre parlava, e quindi capivano. E un agricoltore sa che il seme dove lo butti dipende dal terreno. Gli puoi dare tutta la cura di questo mondo, ma se lo butti per esempio qua sul marmo non cresce niente. Però la cosa bella, e concludo, e mi riferisco soprattutto a voi che quest'oggi diventate confratelli e consorelle, ma questa parola vale per tutti, che il Signore recupera tutto. Ho detto all'inizio, il Signore è capace di far sorgere anche fiori tramite le rocce. Una volta feci una ricerca e quei terreni dove il seme non cresce, terreno sassoso, tra i rovi, le spine, sono recuperati, perché ci sono altri passi del Vangelo dove Gesù, per esempio, la parola spine viene usata per che cosa? Per lo stesso termine, per la corona di spine della passione. Il seme buttato lungo Odos, lungo la via. Chi è la via nel Vangelo, la strada? È Cristo. Quindi allora, è vero, noi dobbiamo cercare di essere come il terreno buono. Dobbiamo cercare di essere un terreno accogliente, in modo da non lasciar cadere tutto quello che il Signore semina nella nostra vita. Però alla fine il Signore, anche quando noi siamo duri, anche quando siamo refrattari, anche quando siamo, ecco, terreno non accogliente, il Signore con la sua misericordia riesce a far nascere qualcosa. E poi ecco un'ultimissima cosa che invoco soprattutto per noi pastori, ma per tutta la Chiesa: avere la pazienza del seminatore. Il nostro compito non è fare e ottenere subito, il nostro compito è seminare. Magari i frutti di quello che si semina oggi lo raccoglieranno tra 10 anni, tra 15 anni, tra 20. L'importante è seminare. Il compito nostro non è fare per ottenere i risultati subito, e ce ne accorgiamo di quanti terreni ogni giorno incontriamo. Non tutti i terreni sono terreni fertili, anzi molto spesso abbiamo a che fare col terreno sassoso, e purtroppo ci scontriamo col terreno sassoso. Però ecco, avere la pazienza del seminatore, continuare a seminare. L'augurio che faccio a ciascuno di noi, a tutti quanti, ecco, di non lasciar cadere in vano la grazia del Signore, e impegnarci anche noi nel nostro territorio a essere seminatori, perché non è solo il prete che semina, ma siamo tutti. Voi, diventando confratelli e consorelle, vi prendete l'impegno, e voi che oggi rinnovate tutti quanti la promessa di appartenenza alla confraternita, voi rinnovate l'impegno che deriva dal vostro battesimo di essere in questa terra seminatori, persone che seminano zizzania, no, speranza, amore, pace, Vangelo. Thank you.
Chiamo uno per uno, nome per nome. Sì, però chiamali prima uno per uno, se faccio vedere. Anche mediante umili segni, Dio si compiace di manifestarci la sua grande misericordia. Nello stesso modo, noi esprimiamo i sentimenti dell'animo riconoscente, riaffermando la volontà di servire Dio e di mantenerci fedeli per tutta la vita al nostro battesimo. La professione che state per emettere e questo abito di rito che state per ricevere sono segni di appartenenza alla confraternita della Madonna del Carmine. Esprimono il desiderio di partecipare allo spirito e alla comunione di questa comunità e richiamano il proposito battesimale di rivestirci di Cristo con l'aiuto della Vergine Madre, perché portando quest'abito, simbolo dell'evangelica veste nuziale, giungiamo alla patria del cielo. Fratelli e sorelle, che cosa chiedete a Dio e alla sua Chiesa? Chiediamo di essere ammessi a far parte della nostra vita, della Madonna del Carmine, per vivere più responsabilmente i nostri impegni battesimali, in uno stile di vita consigliata al Vangelo e per l'edificazione del Regno di Dio. La confraternita accoglie questa richiesta? Sì, la confraternita ha seguito attentamente la preparazione spirituale di questi nostri fratelli e sorelle ed è ben lieta che essi vivano insieme la vita evangelica secondo la regola della confraternita della Madonna del Carmine. Rendiamo grazie a Dio. Dio che vi ha ispirato questa decisione vi aiuti a perseverare in essa e a realizzarla con la forza della sua grazia. Il sacramento del battesimo ci ha resi uomini nuovi, uomini per gli altri, e il sacramento della cresima ci ha resi testimoni di Cristo risorto e del suo comandamento della carità. Prima di essere ammessi a fare questo atto di consacrazione a Dio e alla Vergine Maria, sotto il titolo della Madonna del Carmine, vi invito a rinnovare le promesse del battesimo. Ora, tutta l'assemblea a bassa voce, voi novizi più ad alta voce risponderete alla prima domanda: rinuncio. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Ora tutti risponderete credo, sempre l'assemblea più a bassa voce e i novizi ad alta voce. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Ripetete dopo di me. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Carissimi confratelli e consorelle, dopo aver fatto la vostra professione di fede, vi invito a emettere la vostra professione nella confraternita della Madonna del Carmine.
Io, Francesco Russo. Io, Antonio Leo. Io, Carlottino Maria. Ci impegniamo per sempre a vivere il nostro Stato, la vita evangelica, in seno alla Confraternita della Madonna del Carmine, osservando lo statuto e il regolamento nell'obbedienza alla legittima autorità della Chiesa. Affido questo mio proposito alla misericordia e bontà di Dio e alla intercessione della Beata Vergine sotto il titolo della Madonna del Carmine. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami rinati dall'acqua e dallo Spirito alla pienezza della vita in Cristo e alla perfezione della carità. Guarda benigno i tuoi fedeli che ricevono devotamente questo abito, all'onore e gloria del tuo nome, in onore della Beata Vergine Maria. Fa che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo Figlio, perché al termine della vita, con l'aiuto della Vergine Madre, possano entrare nella gioia della tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Maria, ricevi quest'abito con il quale sei ammessa a far parte della confraternita della Madonna del Carmine. Antonio, ricevi questo abito con il quale sei ammesso a far parte della confraternita della Madonna del Carmine. Francesco Russo.
Francesco, ricevi questo abito con il quale sei ammesso a far parte della confraternita della Madonna del Carmine. Certo, Ciro. Ciro, ricevi questo abito con il quale sei ammesso a far parte della confraternita della Madonna del Carmine. Auguri Ciro. Facciamo un applauso. Facciamoci una bella foto insieme con i nuovi confratelli e le nuove consorelle. Facciamo ancora un bel applauso e tanti auguri. Thank you.
Non c'è la Maria, non c'è il quindi lo facciamo. Scalone Rosanna. Allora voglio ringraziare anche a nome di tutta la confraternita le sarte che con tanto amore hanno fatto gli abiti e che lo fanno gratuitamente. Allora chiamo Palma Guida. Pina e io, Pina D'Armeso.
stessi quando li chiamo loro, perché questa è proprio la comunione, sono due tracce. Ci facciamo una foto insieme con tutti qui. Senza punta puntate. I più alti avanti e più bassi. Andiamo tutti. Ancora un applauso a tutti i confratelli e confratelli. Adesso continuiamo con il canto d'offertorio. Grazie sempre in ogni luogo a te
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano il tuo amore e noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un suo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi Filippo e Ciro, i presbiteri, gli altri, l'intero popolo. Ricordati del nostro fratello Giuseppe, nel primo anniversario, che si è addormentato nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettiti alla luce del tuo mondo. Dio tutta la misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ogni volta che preghiamo, la preghiera del Padre nostro non è una semplice formula, ma è un riconoscere quella realtà che ci deriva dalla cristiana anche dal battesimo, di essere tutti figli di Dio, fratelli e sorelle in Cristo.
Allora preghiamo, ma soprattutto viviamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona la vita e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
le messe sono alle 8.30 domani mattina e alle 18 domani sera, in modo che poi alle 19.15 potrà uscire la processione per le vie del paese. Domani mattina alle 10.30 il giovantesimo, alle 11.30 poi la confraternita animerà il Santo Rosario e alle 11 faremo la supplica alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Lunedì 17 luglio alle ore 20 la donazione eucaristica, l'ora di Gesù. Rinnovo sempre l'invito a trovare il tempo per mettersi davanti al Signore, perché la vacanza non è mia, non è vacanza da Cristo. Molto quando andiamo in vacanza abbiamo pure Cristo davanti. Abbiamo fatto degli orari vedrete in modo da consentire sia andare al mare che in partecipare anche alle sante messe. Mercoledì 19 luglio non c'è l'orario però è alle 20 incontro il comitato della festa patronale, il comitato di San Giuseppe, perché dobbiamo mettere pronto poi da esporre il bilancio della festa di quest'anno, ma soprattutto dobbiamo preparare il triduo in onore dell'Assunta, che è la padrona della parrocchia, e anche lei a fare in modo semplice, come abbiamo fatto l'anno scorso, di vivere insieme, ecco, quella che è chiamata la Pasqua d'estate. I padri la chiamavano la Pasqua d'estate, l'Assunzione di Maria. Venerdì 21 luglio alle 20 incontro il consiglio pastorale parrocchiale, non durerà più di un'oretta, sarà una cosa molto breve. Poi avviso che il viaggio comunitario a Palermo è stato spostato poiché non ci sono state molte adesioni, qualcuno ha detto per il caldo, in effetti in Sicilia fa caldo. Abbiamo pensato di spostarlo su suggerimento dell'agenzia, mi hanno fatto notare che abbiamo un bel ponte, il 2 novembre facciamo tutto, faremo tutte le messe che si fanno al cimitero come l'anno scorso, poi le due sera partiamo fino al 5 novembre, quindi sarà possibile, ecco, perché non voglio perdere questa opportunità, quest'anno sono i 30 anni dalla morte di Don Puglisi, e anche andare sul posto di Falcone, di Borsellino, di Peppino Impastato, dopo per oggi abbiamo bisogno di questi punti di riferimento sia a livello ecclesiale che a livello civile. Poi avviso già da adesso che da lunedì inizieremo a prendere le iscrizioni per il pellegrinaggio diocesano che ogni anno si fa a San Giovanni Rotondo, con il quale si dà inizio all'anno pastorale. Quest'anno è sabato 9 settembre. Quest'anno abbiamo, l'anno scorso andava all'Incoronata, quest'anno abbiamo pensato di fare San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, al santuario di San Michele, con pranzo alzato, il costo è 30 euro a persona. Poi ecco, vi dicevo, a partire da domenica 23 luglio, nei giorni festivi, la messa vespertina, quindi della domenica, sarà celebrata alle ore 20 in piazza. Quindi faremo la messa alle 20 in piazza. E invece a Sant'Ispiri, cioè la messa, sia il sabato che la domenica, a Sant'Ispiri fanno la messa nella piazza fuori all'aperto alle 19.30, quindi in modo, magari poi prepariamo anche un foglietto da mettere anche al pubblico in modo da fare sempre spieghi, perché molti chiamano per chiedere dove sono le messe, solitamente la gente preferisce venire nelle chiese anche nei luoghi di mare, quindi chiamano qui per chiedere, quindi è giusto, cerchiamo d'accordo anche con questo orario, alle 19.30 e alle 20, in modo che siano, che uno può scegliere dove andare in modo da non mancare la messa. All'aperto si chiama l'occhio. Domenica 23 luglio, ecco, per
Gioacchino e Anna, si celebra la giornata mondiale degli anziani e dei nonni, durante la quale c'è l'indulgenza plenaria. Pertanto, domenica prossima, invito tutti gli anziani e tutti i nonni a partecipare, lo faremo durante la messa serale, alle 20, perché ci sarà la preghiera e la benedizione per tutti gli anziani e per tutti i nonni. In piedi. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai formato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Preghiera alla Madonna del Carmine. La potete leggere tutti da qui. Povero Fedesino, su questa terra del Sirio, per durare in continua lotta, scoraggiato e stanco, oppresso da affanni e feroci, col cuore straziato da tante amarezze, versando l'acqua nei nostri piedi, esclamo e grido, o beata Vergine del Carmelo, ricorda di me, per quel benedetto e santo abito che poi conducesse, io bacio e stringo il mio petto, su di me volgete gli occhi vostri, salvate l'anima mia e quella dei miei cari, e del mio tutto. Io sarò felice, madre mia, io sarò felice se questa mia preghiera sarà da voi benignamente accolta, come fermamente lo spero, per questo santo abito che porto e porterò sempre, e che bacerò tanti auguri e buonasera.